cominciato subito a fare teatro, a fare cinema, tanto teatro, tanto cinema e poi un po' più là anche televisione. C'è per te qualche differenza quando fai l'attore su un palcoscenico oppure davanti a una cinepresa oppure davanti a una telecamera? No, in realtà tra televisione e cinema non trovo differenze, anche perché tento sempre di scegliere per la televisione e per il cinema le cose che sono scritte meglio. Credo che la scrittura sia il metodo di giudizio per un attore primario. Insomma, se una cosa è scritta male, a mio modo di vedere, se si ha la possibilità di rifiutarla, va rifiutata. E quello che cerco di fare, che ho sempre fatto, sia prima quando ero più giovane avevo meno possibilità e adesso che insomma le cose vanno decisamente meglio da qualche anno, insomma da un decennio a questa parte. E mentre il teatro è tutt'altra cosa, il teatro è un luogo dove, nel quale ho la fortuna di muovermi da 30 anni con grande gioia, lo considero un po' la mia casa e da quando sono diventato anche regista dei miei spettacoli e anche in parte produttore, essendo direttore di un teatro stabile, importante anche per il Teatro Stabile del Veneto, è veramente un viaggio meraviglioso e sono molto lusingato di avere la possibilità di poter dirigere attori molto bravi, di avere dei collaboratori che lavorano con me da moltissimi anni ormai, da più di un decennio, in sintonia proprio. È il teatro per me è il luogo della libertà totale, senza compromessi. Infatti ne fai molto, continui a farlo, sei stato anche direttore artistico di un teatro, insomma c'hai investito molto su quello. Sì, io ho diretto il Teatro Stabile dell'Abruzzo fino a quello che è successo lì, all'Aquila. Peraltro è una città alla quale sono rimasto molto legato per quello che ho fatto prima lì e quello che è successo con il terremoto. Ed è una città alla quale penso moltissimo e credo che sia anche un po' come un... come dire... L'Aquila rappresenta un po' il paese di oggi, è una città monumentale completamente abbandonata, solo in Italia poteva succedere una cosa di questo tipo. Mi auguro sinceramente che quella città possa tornare a vivere, ma non nel senso ci vivono già, ma vivono nelle loro periferie, in città nuove, in case nuove. Una città come quella vive della sua storia. Gli aquilani meritano di riavere la loro storia indietro e io mi auguro che questo possa avvenire, non credo possa avvenire molto rapidamente, ma so che qualche segnale più positivo negli ultimi tempi è arrivato e poi da 4 anni dirigo, come ho detto prima, il Teatro Stabile del Veneto, dove stiamo lavorando bene, è il Teatro Stabile in Italia che produce più drammaturgia contemporanea italiana, abbiamo portato molti giovani a teatro, la collaborazione con l'università è molto forte e è veramente un bellissimo lavoro fare il direttore di un teatro pubblico. Che però tu appunto mantenga, pur nella scelta di lavori anche molto diversi tra di loro, come dire, una tua identità. Se tu dovessi raccontarci qual è il metodo con cui scegli se una cosa la vuoi fare o non la vuoi fare, visto che ne fai tante, qual è? Come ho detto prima, la scrittura, e questo è quello che consiglio a tutti gli attori, a leggere attentamente quello che ti viene proposto, ma io quello che ho bisogno di fare per decidere di fare una cosa, di trovare in una scrittura, che sia un testo teatrale, un film, per il cinema, una serie televisiva, è il cuore della storia. Mi devo emozionare se è una cosa drammatica o divertire se è una cosa brillante. E quindi devo trovare proprio il nocciolo, il cuore, devo capire dove sta il cuore della storia. Se lo trovo abbastanza rapidamente alla prima lettura, solitamente la prima lettura è la più importante, perché è chiaro che se uno legge una sceneggiatura e dice vabbè, questa la finisco domani, già c'è qualcosa che non ti ha preso, perché insomma io sono un lettore abbastanza assiduo, mi piace molto leggere, quindi se un lettore come me molla una sceneggiatura a metà vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, però il cuore, capire qual è il personaggio, ma anche da attore ma ancora di più da regista, perché poi da regista devi trovare il cuore di tutti, e trovare qual è il cuore della storia, no? E credo che sia una delle mie qualità migliori come regista teatrale. Cioè io ho fatto spettacoli molto vari, da una dramaturgia contemporanea, ora sarò in giro da novembre-aprile con Riccardo.
Lotezio e Shakespeare, che così bene è andato l'anno scorso, però ho frequentato anche autori molto strani come Thomas Bernhard, che è un autore austriaco considerato molto ostico, però io ad esempio Thomas Bernhard ho immediatamente letto solo la parte comica, cioè mi faceva molto ridere, mi guardava un po' confumato, perché ride, sta parlando perché vedevo una sottile ironia di genere di tipo mitteleuropeo, e poi sono riuscito, insomma, volevo cercare di tradurla in qualche cosa di comprensibile anche a chi non rideva con la mia lettura, e il fatto poi di esserci riuscito è stata la più grande soddisfazione della mia vita. Parlavamo di cuore, visto che siamo al festival della fiction, qual è secondo te il cuore di Una grande famiglia, che è uno dei maggiori successi televisivi di questo, di questi anni? Ma guarda, questo io arrivo da lì. Attento, okay. Che c'è il produttore in sala. Dove? Nascosto. Grazie per questa meravigliosa opportunità che mamma Rai mi ha voluto regalare. Sì, fatemi un applauso, insomma, è un grande produttore di successo. Grazie per il mio grado di lavoro. Lo dico io, non lo dice lui. La grande famiglia, come ho detto prima, è la scrittura veramente abile di Cotroneo e dei suoi collaboratori, di Ivan Cotroneo, una regia sapiente, ma credo che sia, escludendo me dal giudizio, credo che sia anche un gruppo di attori che tutti insieme, che così raramente le produzioni televisive in Italia hanno, tutti insieme, e quindi questo rendono credibili tutti i rapporti interpersonali che ci sono nella storia, che sono tantissimi. Sono molto felice di aver fatto la seconda serie, anche perché la prima è stato poco. In questa ci sono tantissimo, spero non troppo per voi, quindi per quelle signore che mi l'estate scorsa mi hanno fermato d'estate chiedendomi che fine, un po' anche un po' incazzare, ma che come si permette di andare di tornare senza dirci cosa è successo? Ma lei non lo può fare? Tanto dicevo, scusate, mi scuso con quelle signore anche quelle ho risposto male, perché sta sul lettino. Sta rilassando, l'ha distrutto, questa signora che lo attacca veementemente. Quindi intanto ho scaricato, ho pigliaccamente dato il numero di Ivan Cotroneo, la signora, e insomma tutti quei misteri verranno sciolti, ma forse altri ne nasceranno. Dovrete seguire le 8 puntate che dal 4 di novembre andranno in onda su Rai 1 per sapere questo e quant'altro. Beh, mi piace perché è un lavoro in più, una difficoltà in più che ci permette di studiare e imparare ancora. Il mestiere dell'attore è un mestiere bello perché non ti stufa mai, non sei mai contento, non ti senti mai, almeno personalmente non mi sento mai pienamente soddisfatto di quello che faccio, quindi porsi dei limiti più alti, più difficili, è sempre piacevole per un attore. Per quello che riguarda il mio film Razza Bastarda, arriva da un lungo viaggio teatrale di 3 anni, si chiamava Roma nel suo cucciolo. Prima parliamo di integrazione, parliamo di un rapporto irrisolto tra un padre e un figlio, ma anche di integrazione, perché questo padre è mezzo roma e mezzo romeno, e quindi ho lavorato su quel dialetto lì, che è un dialetto ormai molto presente nella nostra società. Parlavo prima con l'ambasciatrice di Romania, insomma i romeni sono più di 1 milione nel nostro paese, è l'etnia straniera più presente nel nostro paese, e quindi ho voluto intanto studiare i romeni in maniera molto approfondita e cercare di essere credibile anche per loro. Ecco, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto veramente molto piacere quello che mi diceva appunto l'ambasciatrice prima, insomma, di essere risultato credibile anche a chi è veramente romeno. E questo è veramente un grande orgoglio. Il film è patrocinato da Amnesty International, con la quale collaboro da 7 anni, e sta iniziando il suo percorso all'estero. Saremo in competizione al Festival di Annecy e in altri festival fuori dal nostro paese. Ho avuto l'onore di vincere un Globo d'Oro come miglior attore quest'anno dalla stampa straniera in Italia, è un Nastro d'Argento, insomma è stato veramente un primo piccolo film che mi ha dato grandissime soddisfazioni, e spero che mi dia la forza e quindi l'attenzione anche da parte di chi fa il cinema dal punto di vista produttivo di riuscire a fare un mio secondo film, al quale non nego sto già lavorando da qualche tempo.
Parliamo di quelli che lavorano con te. E la prima cosa che mi viene in mente è questa: se la memoria non mi tradisce, Caos Carmo è del 2007. Secondo me, 2008, vabbè, mi ha tradito. Tra 2006 e 2007 e 2008, secondo me è uscito il famoso calendario. Ora, visto che era prima ancora, comunque, ma perché tu? Te lo chiedo perché, siccome in quel film lavoravi con Nanni Moretti, sì, secondo me questa cosa non è passata inosservata. Vorrei sapere che cosa ti diceva Nanni su sé. In realtà lì mi sono dato la zappa su film da solo, perché stavamo girando una scena, adesso l'ho raccontato altre volte, spero di non diventare tedioso per chi l'ha già sentita, ma tanto ne parlo anche nel mio libro abbastanza dettagliatamente. Io ero molto contento di fare un film con Nanni Moretti, perché io sono uno, Nanni, come sappiamo, divide il pubblico a metà, c'è chi lo ama e lo venera come me e chi lo odia come altri. Io faccio parte di quelli che lo amano molto e quindi ero molto emozionato a fare un film con quello che è uno dei miei idoli cinematografici, che rappresentava per me veramente il cinema. No, adesso io però vorrei come dire, andare avanti e indietro nella tua storia, nella tua vita, soprattutto nella tua vita artistica, che ovviamente è quella che ci interessa di più, e vorrei chiederti una cosa. Risulta dalle note che ci ha fornito la sempre valida Nicoletta Strazzeri che tu nel 1983 ti sei iscritto alla Bottega Teatrale di Firenze. Allora, io vorrei chiederti una cosa, cioè quando hanno la Bottega Teatrale di Firenze hanno saputo che c'è un allievo che si chiamava Gassman, che cosa hanno detto, quali commenti, come ti hanno accolto? No, la verità è questa, che in realtà io ho fatto un provino per entrare alla Bottega Teatrale di Firenze diretta da mio padre con un'altra persona, perché mio padre voleva che io fossi visto da un'altra persona che poi è diventato mio maestro e che è una persona che mi piace molto, che poi siamo rimasti amici, che è, non mi so bene adesso il nome, ma che è un regista di teatro, Alvaro Piccani, che gli disse: guarda, secondo me non è proprio eccezionale, ma insomma, io fui praticamente costretto da mio padre a fare questo provino contro voglia, e per fortuna insomma qualche cosa di buono uscì fuori, ma insomma sì, ero visto come giustamente, come raccomandato, insopportabile. Peraltro ero uno che non si applicava per nulla, perché non avevo nessuna intenzione di fare l'attore, quindi facevo tutt'altro, arrivavo, insomma sono stato anche, insomma non era un periodo molto, non ero molto frequentabile in quel periodo, diciamo, facevo molto tardi la notte, diciamo, cadiamo un velo pietoso su quel periodo della vita. Che però è testimoniata dalla tua biografia, dal fatto che dice sempre la nota che mi è stata data, che a scuola ti facevi notare più per la condotta che per il profitto, quindi coincide con quello che hai detto. Sì, io ogni volta che dico questo penso a mio figlio che ha 14 anni, che va piuttosto bene a scuola, e quindi lo dico raramente questo, però sì, diciamo che mi hanno... ho cambiato parecchie scuole per la condotta, probabilmente legato al fatto che insomma ero molto alto, ero già come sono adesso a 14 anni, quindi ero un po', come sai, nelle classi c'è sempre quello un po' sovrappeso, c'è quello molto piccolo e c'è quello molto alto, io ero quello molto alto, ero talmente alto a 14 anni che in fondo alla classe avevano sistemato una cattedra per farmi entrare con le gambe, perché avevamo ancora i banchi, quelli con, insomma, bisognava essere ancora piccolo per entrarci, quindi venivo interrogato molto più degli altri, perché venivo notato, cadeva l'occhio di quello lungo, quello e poi c'erano, come sempre quando si ha un cognome importante come il mio, dei professori fastidiosamente, passatemi il termine, lecchini, che mi ricordo anche un po' imbarazzante, che mi ricordo, io non ero fortissimo, diciamo, neanche nelle materie, diciamo, nelle quali mio padre aveva brillato durante i suoi straordinari anni scolastici, che erano il latino e il greco, che purtroppo ho scelto di fare, purtroppo per me, perché non ero portato. E quindi non mi ricordo, una volta mi fece un'interrogazione sul
greco antico su pas, pasa, pantos, ecco, e sbagliai tutto e presi un 6 meno, ma oh, era bravo, si vede che era migliorato questo professore. E venne uno dopo che disse tutto perfettamente e prese lo stesso voto, era molto. Poi invece ce n'era un altro che qualunque cosa che facessi, ed era peraltro quello che mi impegnava di più perché era il professore Dante, io ero bravo, la materia era quella che applicavo di più, era il disegno, che mi diceva sempre, se no sei bravo però vai fuori tema. Fuori tema, mi spieghi perché ti ho chiesto di fare. In effetti andavo un po', perché insomma, una volta mi ricordo che mi fece fare, era le vacanze di Ferragosto il disegno che dovevamo fare. Tutti fecero dei dipinti a olio, pastello, delle cose, il mare, la gente sotto il barlone, chi fa. Ma io feci una spiaggia e ci misi tipo 2 settimane con milioni di piccoli pallini neri con le gambette, che erano buoni. Che non era considerato evidentemente, perché non dimostrava la qualità del disegno, era semplicemente un'idea anche abbastanza banale che andava fuori tema, insomma ho presi 3. E dice poi nemmeno essere vinto. Senti, chiudiamo il discorso con Vittorio. Vorrei sapere, Vittorio, se ti faceva vedere i suoi film e se sì quali. No, in realtà non era molto. Non amava molto rivedersi né far rivedere le sue cose. I suoi film preferiti, insomma, che erano i suoi registi preferiti, appunto di Norisi sicuramente, Mario Monicelli, direttore Scola. Quello che considerava il suo film migliore erano 2 o 3, sicuramente Il Sorpasso, Profumo di donna, La grande guerra, Brancaleone, e Il Gaucho era un film che amava moltissimo, sempre di Norisi, e anche Nel nome del popolo italiano, un film straordinario con Giulio Tognazzi. Insomma, questi erano i suoi film preferiti, però c'erano anche dei film che considerava i più brutti film della storia del cinema, di cui diceva, cioè sono stato veramente, c'era ad esempio in particolare un film che si chiamava Sombrero, che era stato girato in America durante il periodo in cui lui ha avuto un contratto con una major americana, dove interpretava, era Rhapsody, sempre in quel periodo lì, film peraltro con Bill Steger, lui era il protagonista, dove interpretava un violinista ungherese innamorato di Bill Steger, chiaramente c'era una storia delle mani, però lui era negato con le mani, quindi c'erano delle lunghe scene in cui doveva avere fare dei concerti da solista di violino, e non riuscivano a farlo rendere, quindi praticamente cosa fecero? Presero un bravissimo violinista molto piccolo di statura e lo infilarono nella giacca per fare questa mano qua, e un altro appeso per i piedi, così diceva lui, che faceva la movimento, e lui era praticamente in piedi, faceva solo questo, cioè, dava solo l'espressione facciale, ma in realtà facevano questo altri 2 professionisti, quindi musicisti. Quello lo considero il peggior film mai fatto nella storia del cinema, però considero Rhapsody, non sono d'accordo, bravo anche lì, secondo me. Va recuperato, va visto, io non l'ho visto. Senti, non volevi fare l'attore, però nell'82 fai già sia teatro, Dostoevsky, sia cinema di padre in figlio. E che cosa ha fatto scattare il meccanismo per cui hai deciso poi di... In realtà questi erano due progetti sempre di mio padre, quindi erano sempre 2 progetti nei quali sono stato in qualche maniera obbligato, forzato, non ero molto... Obbligato come? Beh, lui aveva una grande arma, diciamo, dovevi fare la voce di mio padre, cosa che non faccio volentieri, visto che sei una capra a scuola, questo era un po' il tono, visto che sei una capra a scuola ti faccio lavorare. Quindi adesso fai questa cosa, ma io non, no, tu fai questa cosa, e questo era un po' il tono, quindi era. Poi era il orgasmo, insomma, quindi era tassativo. Era abbastanza pauroso e spaventevole il modo in cui proponeva, diciamo, per usare un eufemismo, le cose. Ma quando è che hai deciso invece che avresti voluto fare? Sì, ho deciso quando, sempre insomma in quell'epoca lì, poco dopo forse, mi capitò di fare uno spettacolo teatro che si chiamava Quando eravamo repressi, scritto e diretto da Paolo Bruno, dove per la prima volta mi venne data la possibilità di far ridere. Era una commedia, della quale peraltro dopo facemmo un film perché è un grande successo a teatro, e la scoperta di poter anche far ridere con un fisico che non era propriamente da comico mi fu veramente una meraviglia per me,
e mi appassionai moltissimo a questa idea e diventai definitivamente attore, diciamo attore collaborativo, volente, diciamo in qualche maniera, e anche un po' indipendente, perché era un progetto che nasceva autonomamente da quello che era la protettrice di mio padre. Attore che appunto ha cominciato subito a fare teatro, a fare cinema, tanto teatro, tanto cinema, e poi un po' pilla anche televisione. C'è per te qualche differenza quando fai l'attore su un palcoscenico oppure davanti a una telepresa oppure davanti a una telecamera? No, in realtà tra televisione e cinema non trovo differenze, anche perché tento sempre di scegliere per la televisione e per il cinema le cose che sono scritte meglio. Credo che la scrittura sia il metodo di giudizio per un attore primario. Insomma, se una cosa è scritta male, a mio modo di vedere, se si ha la possibilità di rifiutarla, va rifiutata. E quello che cerco di fare, ho sempre fatto, sia prima quando ero più giovane avevo meno possibilità, e adesso che insomma le cose vanno decisamente meglio da qualche anno, insomma da un decennio a questa parte. E mentre il teatro è tutt'altra cosa. Il teatro è un luogo dove, nel quale ho la fortuna di muovermi da 30 anni con grande gioia, lo considero un po' la mia casa, e da quando sono diventato anche regista dei miei spettacoli e anche in parte produttore, essendo direttore di un teatro stabile, importante anche come il Teatro Stabile del Veneto, è veramente un viaggio meraviglioso, e sono molto lusingato di avere la possibilità di poter dirigere attori molto bravi, di avere dei collaboratori che lavorano con me da moltissimi anni ormai, da più di un decennio, in sintonia proprio. Il teatro per me è un luogo della libertà totale, senza compromessi. Infatti ne fai molto, continui a farlo, sei stato anche direttore artistico di un teatro, insomma c'hai investito molto su quello. Sì, io ho diretto il Teatro Stabile dell'Abruzzo fino a quello che è successo lì, all'Aquila. Tra l'altro è una città alla quale sono rimasto molto legato per quello che ho fatto prima lì e quello che è successo con il terremoto. Ed è una città alla quale penso moltissimo, e credo che sia anche un po' come un come dire, l'Aquila rappresenta un po' il paese di oggi, è una città monumentale completamente abbandonata, solo in Italia poteva succedere una cosa di questo tipo. Mi auguro sinceramente che quella città possa tornare a vivere, ma non nel senso ci vivono già, ma vivono nelle loro periferie, in città nuove, in case nuove. Una città come quella vive della sua storia. Gli aquilani meritano di riavere la loro storia indietro, e io mi auguro che questo possa avvenire. Non credo possa avvenire molto rapidamente, ma so che qualche segnale più positivo negli ultimi tempi è arrivato. E poi da 4 anni dirigo, come ho detto prima, il Teatro Stabile del Veneto, dove stiamo lavorando bene. È il teatro stabile in Italia che produce più drammaturgia contemporanea italiana. Abbiamo portato molti giovani a teatro, la collaborazione con l'università è molto forte. È veramente un bellissimo lavoro fare il direttore di un teatro pubblico. Dall'idea che tu abbia un'attività frenetica dal punto di vista appunto del fatturato, non so come dire, del numero di cose che riesci a fare, a interpretare, a dirigere, a programmare, che però tu appunto mantenga pur nella scelta di lavori anche molto diversi tra di loro, come dire, una tua identità. Se tu dovessi raccontarci qual è il metodo con cui scegli se una cosa la vuoi fare o non la vuoi fare, visto che ne fai tante, qual è? Come ho detto prima, la scrittura, e questo è quello che consiglio a tutti gli attori, leggere attentamente quello che ti viene proposto, ma io quello che ho bisogno di fare per decidere per una cosa, di trovare in una scrittura, che sia un testo teatrale, un film, per il cinema, una serie televisiva, è il cuore della storia. Mi devo emozionare se è una cosa drammatica, o divertire se è una cosa brillante, e quindi devo trovare proprio il nocciolo, il cuore, devo capire dove sta il cuore della storia. Se lo trovo abbastanza rapidamente alla prima lettura, solitamente la prima lettura è la più importante, perché è chiaro che se uno legge una sceneggiatura e dice vabbè, questa la finisco domani, già c'è qualcosa che non ti ha preso, perché insomma io sono un lettore abbastanza
assiduo, mi piace molto leggere, quindi se un lettore come me molla una sceneggiatura a metà vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, però il cuore, capire qual è il personaggio, ma anche questo da attore ma ancora di più da regista, perché poi da regista devi trovare il cuore di tutti e trovare qual è il cuore della storia, no? E credo che sia una delle mie qualità migliori come regista teatrale. Cioè io ho fatto spettacoli molto vari, da drammaturgia contemporanea, ora sarò in giro da novembre aprile con Riccardo III di Shakespeare, che così bene è andato l'anno scorso, però ho frequentato anche autori molto strani come Thomas Bernhard, che è un autore austriaco considerato molto ostico, però io ad esempio in Thomas Bernhard ho immediatamente letto solo la parte comica, cioè mi faceva molto ridere, mi guardava un po', ma perché ride? Sta parlando perché vedevo una sottile ironia di genere di tipo mitteleuropeo e poi sono riuscito, insomma, volevo cercare di tradurla in qualche cosa di comprensibile anche a chi non rideva con la mia lettura, e il fatto poi di esserci riuscito è stata la più grande soddisfazione della mia vita. Parlavamo di cuore, visto che siamo a festa della fiction, qual è secondo te il cuore di una grande famiglia, che è uno dei maggiori successi televisivi di questi anni? Ma guarda, questo io arrivo da lì. Ha detto che c'è voluto restare. Dov'è? È nascosto. Grazie per questa meravigliosa opportunità che mamma Rai mi ha voluto regalare. Sì, fatemi un applauso. Collaboratori di Ivan Cotroneo, una regia sapiente, ma credo che sia, scusate me dal giudizio, credo che sia anche un gruppo di attori che tutti insieme, che così raramente le produzioni televisive in Italia hanno, tutti insieme, certo. E quindi questo rendono credibile tutti i rapporti interpersonali che ci sono nella storia, che sono tantissimi. Sono molto felice di aver fatto la seconda serie, anche perché la prima sono stato poco. In questa ci sono tantissimo, spero non troppo per voi, quindi per quelle signore che mi l'estate scorsa mi hanno fermato d'estate chiedendomi che fine, un po' anche un po' incazzare, ma che come si permette di andare di tornare, non sa dici cosa è successo, ma lei non me lo può fare, tanto dicevo scusate, mi scuso con quelle signore alle quali ho risposto male, perché sempre sta sul lettino. Sta rilassando, è distrutto, questa signora che lo attacca veementemente. Intanto ho scaricato, ho pigliacchiamente dato il numero di Ivan Cotroneo, la signora, e insomma tutti quei misteri verranno sciolti, ma forse altri ne nasceranno. Dovrete seguire le 8 puntate che dal 4 di novembre andranno in onda su Rai 1 per sapere questo e quant'altro. Allora, se Rosario è soddisfatto della risposta, ci ha fatto anche un regalo. Vi faccio vedere in anteprima 2 minuti del lavoro che sta seguendo adesso, che sta interpretando adesso Alessandro Gasman. Torniamo a te come interprete. Allora, all'inizio tu dicevi che fai il Brianzolo, eccetera. In realtà il lavoro sulla lingua è un lavoro che mi sembra che ti affascini molto, tant'è vero che nella tua ultima regia cinematografica addirittura non è nemmeno un dialetto quello che del quale ti padronisci, ma addirittura una lingua straniera italianizzata come quella degli stranieri che siamo qua. Stiamo parlando ovviamente di razza bastarda. Ti piace molto questo giocare con inflessioni, e se sì, perché ti piace? Beh, mi piace perché è un lavoro in più, una difficoltà in più che ci permette di studiare e imparare ancora. Il mestiere dell'attore è un mestiere bello perché non ti stufa mai, non sei mai contento, non ti senti mai, almeno personalmente non mi sento mai pienamente soddisfatto di quello che faccio. Quindi porsi dei limiti più alti, più difficili, è sempre piacevole per un attore. Per quello che riguarda il mio film Razza Bastarda, arriva da un lungo viaggio teatrale, 3 anni, si chiamava Roma nel suo cucciolo, prima parliamo di integrazione, parliamo del rapporto irrisolto tra un padre e un figlio, ma anche di integrazione
perché questo padre è mezzo rom e mezzo romeno, e quindi ho lavorato su quel dialetto lì, che è un dialetto ormai molto presente nella nostra società. Parlavo prima con l'ambasciatrice di Romania, insomma i romeni sono più di 1 milione nel nostro paese, è l'etnia straniera più presente nel nostro paese, e quindi ho voluto intanto studiare i romeni in maniera molto approfondita e cercare di essere credibile anche per loro. Ecco, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto veramente molto piacere quello che mi diceva appunto l'ambasciatrice prima, insomma, di essere risultato credibile anche a chi è veramente romeno, e questo è veramente un grande orgoglio. E il film è patrocinato da Amnesty International, con la quale collaboro da 7 anni, e sta iniziando il suo percorso all'estero. Saremo in competizione al Festival di Annecy e in altri festival fuori dal nostro paese. Ho avuto l'onore di vincere un Globo d'Oro come miglior attore quest'anno dalla stampa straniera in Italia, il nostro oggetto, e insomma è stato veramente un primo piccolo film che mi ha dato grandissime soddisfazioni, e spero che mi dia la forza e quindi l'attenzione anche da parte di chi fa il cinema dal punto di vista produttivo di riuscire a fare un mio secondo film, al quale non nego sto già lavorando da qualche tempo. Parliamo di quelli che lavorano con te, e la prima cosa che mi viene in mente è questa: se la memoria non mi tradisce, Caos Carmo è del 2007, secondo me 2008, vabbè, allora mi ha tradito, tra il 2006 e il 2007 e il 2008 secondo me è uscito il famoso calendario. Ora, visto che era prima ancora, comunque, ma perché umiliare, no, te lo chiedo perché, siccome in quel film lavoravi con Nanni Moretti, sì, secondo me questa cosa non è passata inosservata. Vorrei sapere che cosa ti diceva Nanni su sé. In realtà lì mi sono dato la zappa sui piedi da solo, perché stavamo girando una scena che stavo raccontando altre volte, spero di non diventare tedioso per chi l'ha già sentita, ma tanto ne parlo anche nel mio libro abbastanza dettagliatamente. Io ero molto contento di fare un film con Nanni Moretti, perché io sono uno, Nanni, come sappiamo, divide il pubblico a metà, c'è chi lo ama e lo venera come me e chi lo odia come altri. Io faccio parte di quelli che lo amano molto, e quindi ero molto emozionato a fare un film con quello che è uno dei miei idoli cinematografici, che rappresentava per me veramente il cinema in qualche maniera. Il primo giorno di ripresa girovamo una scena molto drammatica, che era il funerale della moglie del protagonista, appunto Nanni Moretti, io facevo il fratello, e giravamo vicino alla Bocca della Verità, e faceva molto caldo, stavamo in macchina, e a un certo punto una signora, insomma una ragazza, non mi ricordo che venne lì perché stavamo aspettando, a chiedermi un autografo. Ma io dicevo, stava bello, signora, e non lo chiese a Nanni. No, questo passò abbastanza. Dopo un po' la cosa cominciava a diventare un po' più imbarazzante, perché 3, 4, 5, 6, poi a un certo punto la produzione dice no, adesso basta, devono lavorare così. Però diciamo nessuno, so, 30 persone, 18 me e 12 anni, quindi era un po' meno, diciamo. Allora, dopo che allontanarono, che queste persone furono allontanate, Nanni dice, ma sei molto famoso. Sì, faccio questo mestiere quasi di 20 anni, che si fa piacere. Ah, e perché sei così? L'ho fatto, anche in televisione, quindi è una cosa. No, ecco, no, forse sì, perché considerando, dicendo una cosa, pensando di fargli piacere, perché questo è un paese nel quale se uno fa un calendario lo notano più che se fa tante altre cose magari più interessanti. Hai fatto un calendario! Dopo il calendario chiaramente era sul set, e da lì per 2 mesi mi sono fottuto tutte le riprese, perché mi ha preso in giro in maniera giustamente in vereconda. È arrivato l'uomo con la tartaruga! C'era cosa un po' di luce in questo, potrebbe essere così, insomma. Invece poi hai lavorato con molte altre persone, ci chiamo tutti, però forse il fatto che tu abbia lavorato spesso con Tognazzi, visti i cognomi, merita. Sul set parlavate del raffronto, avevate dei film di
riferimento, no? No, in realtà no, no, noi ci frequentavamo perché siamo cresciuti insieme, nel senso che i nostri genitori avevano delle case vicino a Roma, in campagna vicina, e quindi quando non c'erano ci facevano stare insieme anche per tenerci compagnia. È nata subito un'amicizia, poi ci siamo persi, a 18 anni ci siamo rincontrati, 18, 19, 20 anni ci siamo rincontrati e ci è venuto in mente di cominciare a collaborare insieme perché eravamo complementari, opposti l'uno all'altro, no? E la cosa funzionò, cominciamo in un piccolissimo teatro romano che si chiamava Largo, che si chiama ancora Largo, che alla metà degli anni 80 era una fucina di, dove nacquero tanti spettacoli che poi divennero anche film, penso a Volevamo essere gli U2, Italia-Germania 4-3, Crack e anche Uomini senza donne, che iniziò lì con 40 posti e ci rendemmo conto di avere per le mani un'alchimia di coppia abbastanza unica in quel momento lì. E da lì partì un viaggio di 3 anni, prima in teatro, poi in film, poi altri 3 film insieme, e altri 3 spettacoli, anche un musical con Lucrezia Caldo, con Rossana Casale, un viaggio di 10 anni bellissimo e veramente dei momenti, insomma anche per l'età che avevamo, ci siamo divertiti con le pazze, anche i luoghi bellissimi, abbiamo fatto un film che pochi conoscono, scritto e diretto da Giulio Basi, che si chiama L'Ovest, che costò all'epoca 150 milioni di lire, quindi nulla praticamente, e la troupe era composta da 3 attori, Tognazzi, Base e il sottoscritto, un fonico che faceva anche da microfonista, un operatore di macchina con l'assistente e un driver. Questo era il film, 7 persone. Il film peraltro vinse il Festival di Annecy, fu distribuito dalla Macchirete, che è considerata ancora oggi una distribuzione d'élite, diciamo, in questo momento. E fu un viaggio perché era un road movie, un coast to coast, viaggiammo quasi senza sceneggiatura da New York a Los Angeles per un mese in macchina, scoprendo dei posti, viaggiando, e vi lascio immaginare le neanche trentenni che cosa riuscirono a combinare in quel viaggio, insomma. Con quei trentenni, visto che conosco. Ah, sì, quei trentenni, Tognazzi, vabbè, insomma, se non voglio entrare nel dettaglio clinico, diciamo, del personaggio. Però l'on the road è una cosa che ti piace abbastanza, insomma, fa parte forse anche delle tue letture, delle tue cose, cioè, ti piace molto l'idea del viaggio. Sì, io peraltro quel viaggio lì l'avevo fatto 2 anni prima, con quella che poi è diventata mia moglie, seguendo Kerouac, quindi viaggiando, facendo la famosa 66, che fa la curva a sud degli Stati Uniti, che sono 9600 qualcosa chilometri. È un viaggio che chi ha la possibilità consiglio a tutti, soprattutto chi ha figli. Io vorrei rifarlo, probabilmente lo rifaccio l'anno prossimo con mio figlio, che quest'anno compie 15 anni, perché è veramente un pianeta incredibile ed è formativo. Io poi seguendo appunto che ero anche ogni cosa che vedevo, che mi ricordo che quel viaggio mia moglie quasi decise di lasciarmi, non mi fidavo nessuno, cioè, guarda quello è l'albero che lui descrive, ma che cazzo, voglio mangiare! e devo dire che mi stupì quel viaggio tantissimo, perché detto, cioè, a un certo punto c'è un viaggio molto lungo, c'è un pezzo molto lungo di deserto dove non c'è nulla, quello famoso che si vede nei film americani. Con un limite di velocità molto basso, perché ho 55 miglia orarie, che sono neanche 100 km orari, con queste macchine molto comode. E quindi dopo un giorno e mezzo di, diciamo, ligio rispetto per la velocità, dissi, senti, io adesso vado qua, chi? Vado, tanto, cioè, sono 3 giorni che sto in solo cactus, vado. Mi sono messo a, ma neanche veloce, 70 miglia orarie, quindi a 120, dopo 3 minuti è arrivato lo sceriffo, come nei film, ed è come nei film, cioè, senti, guido, senta proprio il suono dietro, e da dentro la macchina, lui con l'amplificatore dice, stop your car, e devo dire che lì sono stato molto bravo, perché mi sono giocato, pur parlando un inglese buono, mi sono giocato la carta del turista italiano ignavo, che non parla la lingua, ecco perché adesso sono giocato molto. Senti, che musica sentivi mentre facevi questo viaggio? Bob Dylan? No. Sì, Bob Dylan sicuramente presente, blues, molto blues, anche perché il viaggio ha attraversato città come Nashville, come Memphis, come New Orleans, quindi insomma è stato veramente un viaggio. Poi insomma, il mio personaggio viveva a Las Vegas, facevo uno che insomma lavorava nella prostituzione, diciamo, in qualche maniera. Questa cangiava, sì. Hai detto
detto che sei un grande lettore, sei anche un ascoltatore di musica al di là del viaggio e delle cose, e di quale musica? Sì, la musica è fondamentale per me, il mio diciamo senso più sviluppato è l'orecchio, diciamo. La utilizzo ad esempio quando devo costruire uno spettacolo, cerco prima i suoni che faranno parte dello spettacolo, quindi la musica, e poi su quello costruisco con dei disegni, l'idea scenografica, e poi passo all'idea proprio registica più nello specifico. La mia musica preferita è la musica nera, quindi il blues, il soul, amo molto il reggae per vari motivi, però ecco, non sono un grande ascoltatore di musica italiana, tranne ad esempio adoro Paolo Conte, mi piace Pino Daniele, non tantissima musica italiana, la musica nera mi trova subito quel cuore che cerco sempre, quindi mi commuove molto, mi muove moltissimo, e poi le loro voci sono straordinarie. Visto che scrivi a partire dalla musica, stai cercando qualche musica magari per una nuova regia di cinema? E se puoi anticiparci qualcosa, se no... Sì, no... Questa domanda non no, in realtà... In realtà sto lavorando, prima sto scrivendo con un amico che è Giancarlo Scherchini, questa idea di secondo film, che è un film che sarà un film diametralmente opposto a quello che è stato lanciato a Stade, è sempre un film drammatico, però sarà un film in costume ambientato durante il ventennio fascista, e senza entrare in dettagli perché stiamo acquisendo i diritti di un libro, quindi non posso fare nomi, però insomma, raccontando la storia di un personaggio pubblico, famoso all'epoca, e voglio provare a raccontare, sempre mi auguro con il supporto di Amnesty International, quello che è stata la deportazione degli omosessuali durante il ventennio fascista, e quindi questo sto facendo, e quindi sto ascoltando molta musica dall'epoca. Invece ho un progetto teatrale di un testo che parla di lavoro, ambientato in una fabbrica dove saranno tutte donne, e dai rumori ripetitivi di una fabbrica tessile sto pensando a trovargli un ritmo che possa diventare poi musicale e portarmi nei momenti diciamo non totalmente realistici del racconto. Beh, questo è bellissimo, ma questi appunti li tieni? Cioè, perché sarebbe molto curioso di vedere, se poi ci mettiamo sì, certo, dovresti anche raccoglierli, farli vedere, perché sì. È un metodo di lavoro che non ho mai sentito. Ma ad esempio Razza Bastarda è stato girato in bianco e nero perché i disegni che faccio sempre per i miei spettacoli li ho fatti anche per Razza Bastarda, quindi immaginando dei luoghi, delle persone, delle azioni, e sono venuti tutti in bianco e nero. Allora il direttore della fotografia Federico Schlatter mi ha detto: ma scusa, ma e perché tutti? Come cosa immagini? No, io immagino così. Ah, quindi in bianco e nero giriamo in bianco e nero, e l'abbiamo girato in bianco e nero.